Sono oltre 22 le famiglie che devono abbandonare il condominio Bella Dormienti a Chieti. Il dissesto idrogeologico che affligge la città ha costretto ancora una volta il sindaco Ferrara a firmare una ordinanza di sgombero che stavolta riguarda questa palazzina in via Don Minzoni a tutela della popolazione, visti i dati che attestano il peggioramento della situazione. L'amministrazione, aggiunge Ferrara, ha avuto l'accortezza nel 2022 di ottenere una convenzione con Protezione Civile e Università Facoltà di Geologia per aumentare il lavoro che già le amministrazioni precedenti stavano facendo nella zona di Santa Maria. In tutti questi anni, in questi 2 o 3 anni, abbiamo potuto notare un peggioramento della situazione. Quindi, queste ordinanze di sgombero, quantunque dolorosissime nei confronti dei cittadini che ne sono vittime purtroppo, è un qualcosa di cui abbiamo dato sempre pubblicità e comunicazione. Per quanto riguarda il palazzo in questione, il Bella Dormiente, era già stato messo in allarme da ultimi sopralluoghi effettuati nei mesi precedenti. Ultimamente la situazione si è aggravata, abbiamo avuto interlocuzioni formali e per vie brevi con l'amministratore, tant'è vero che lui stesso ci aveva detto che molti abitanti di questo palazzo erano già andati via spontaneamente, rendendosi conto della gravità del problema. In questo momento, dopo l'ordinanza, arriveranno le raccomandate agli abitanti, ai condomini, e con le raccomandate saranno esplicitate anche le modalità con le quali noi ottempereremo, attraverso anche strumenti di massima, di somma urgenza, alla autonoma sistemazione. In questo momento specifico abbiamo una convenzione con il Grande Albergo Abruzzo, in centro a Chieti, che ci ha messo a disposizione 10 stanze e abbiamo a disposizione 4 appartamenti di emergenza abitative di proprietà del comune e dell'ATER. Il sindaco Ferrara vuole inoltre togliersi qualche sassolino dalla scarpa rispondendo ad alcune polemiche. Critiche che l'amministrazione riceve sui social, secondo me, non sono assolutamente giustificate. Io capisco lo stato d'animo degli abitanti, ma l'amministrazione comunale non è né impreparata e né insensibile a questi problemi. Il signor Patrick, uno dei proprietari di un appartamento della palazzina da sgomberare, vuole fare un appello. Al signor Sindaco Ferrara, a Paolo De Cesaris, dateci una mano a chi può. Certo, non tutta l'erba dovete fare un fascio. C'è gente che ha una seconda casa, a Francavilla, oppure a 2 pensioni, io ho uno stipendietto, uno stipendio che da solo non ce la posso fare. Già ho pagato questa casa, abbiamo investito circa 10.000 euro per il ripristino, soldi non ce n'è più.